Ma buon salve, buon salve, ben ritrovati, adesso sì, in questo preciso momento, ciao Legend, oh mi stai aspettando come il pane, a eh, quanto pare, Legend Andrea, Perché, ciao mi bello. Mi scusa, da te cioè, per, ci sono persone che te, e appena iniziano a venire, da me che restano a aspettare almeno 20 minuti, di, vabbè. Ciao, eh, ciao Andre, come stai, non bellissimo. Mi assurimo, non mi esprimo, non mi comunque buonasera al popolo, agli spettatori di... Co popolo, pop, popolo di striscia? Sì, sì. Popolo di striscia sì. popolo di striscia Ieri ti ho mandato un messaggio su DS Ah sai? non l'ho letto mi dispiace Io poi ieri sono staccato, staccato un po' tardino Mi sono messo a vedere un film con degli amici Ciao Shivak Ciao grandissimo Ciao, Ciao Shivak Ciao bellissimo Forza, um, che cazzo ma, ma ripeti a pappagallo quello che dico, scusami. Teddy. No, 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 perché ieri, anche ieri, è entrato in live. Mi ricordo, sì, sì, sì. no. Scivac ormai S è diventato un cliente abituale. Scivac è diventato il tifoso della Sandoria, il che non è per nulla discriminatorio. Anzi, no, no, no anzi, bellissimo. Posso. La Sandoria, ok, ci siamo. Ma non esiste una città che si chiama Sam Dog, eh? Mi ha lasciato solo. Eh Andre, te l'ho detto, non lo so quando ci sono per quanto riguarda quel fatto del server. Mm, sincero, te l'ho detto. Ci dove, cioè, non, non è che ho uno schedule io. Io stream quando mi pare, capisci? Quando ho po' voglia streamo Non è come me che tipo anche quando sto male stream. Io mi voglio male, è questo il problema. La piccola differenza. Cifo com'è andata ieri la partita Ti è piaciuta? Io poi non, non ho seguito poi Com'è andata poi? No. Vil era Villareal-Liverpool se non sbaglio sì, Liverpool-Villareal sì. 2-0 per il Liverpool Proprio mangiati i vivi Ammazza Ammazza oh Allora Però dobbiamo arrivare Un attimo la musichetta del client Che è veramente nervante. Snervante Snervante è dire poco Ecco qua la mettiamo in sottofondo, adesso modifico pure Allora già sono il più scasso del della mia squadra, oddio no, ma, ah, eh, sì. eh, ma qua, qual è la novità, bro? <ride> allora, allora <ride> se, vieni, se vieni su Valon ci faccio un culo tanto io. Io sono sì. contro atteggiamenti violenti. Assolutamente. Sì, sono goduto. Nel senso, no, nel senso che ti faccio un culo il senso un disegno un culo. Allora, io vorrei, vorrei iniziare a streamare. Ma prima devo farmi un pc nuovo. E eh, allora? Mm, ti dico una cosa. Allora, io. fatto un bel po' di soldi. No, vabbè, allora per streamare non è che ci vuole chissà che computer. Comunque. Specialmente se all'inizio all tanto non, non eh, puoi neanche ti streamare ti... a una qualità eccelsa per via del la limite notte. di banda dei 6.000 di caricamento. Quindi mm. ti conviene che, vabbè, ti fai il computer che ti devi fare. Poi, magari che pure un pezzo lo prendi più avanti, va bene, ci sta. Però l'importante è che hai già all'inizio un buon processore. Quella È la cosa più importante. Tipo, magari una scheda video, magari. Una scheda video. Ad esempio, mo tra poco. Non mi sbaglio, a novembre dovrebbe uscire la, la serie 4000. Tipo, mi sembra. Sì, tu te la compri, giusto? Uh, non sono figlio di uno shake, quindi penso di no. Perfetto. So di solo no. te. Allora, quindi quello che ti stavo dicendo, se devi fare un computer, fai in modo che comunque uh, lo prendi prestante. Cioè, eh, nel ah, senso, se prendi, parti, um, con parti con un processore a meno... Con un buon proce cioè, veramente di buona ah, marca. Spazio. Cioè, di buona... Qualità. Di buona qualità, tipo ad esempio, allora, tipo, chissà, il se riesci a prendere un Ryzen 7, ad esempio, di ultima genere della quinta generazione, una bomba. Oppure se no, so che quest'anno, forse l'Intel pure è andata bene. L'Intel quest'anno oh, ha fatto comunque, comunque so. se devi iniziare a sembrare anche un computer preassemblato, non è malissimo. Si può all eh. il, allora, senti preassemblato. No, il preassemblato no, allora. No, a no, meno che allora, preassemblato, sinceramente. Eh. Se compri sì. un preassemblato con una 3060 all'interno, allora io ti posso dire anche una spesa di 900, 1000 euro. C'ha un senso. Perché, perché lì c'è comunque un computer che ha una 3060 dentro e con 1000 euro effettivamente. Qualsiasi tipo di, di computer sia, basta che c'ha 16GB di RAM e un processore decente. Va bene per 1000 euro, però, mh, Mettici in conto che poi dovrei cambiare il processore. Minimo, no, pacco, Minimo. però, intanto già c'è pure una, una buona scatola Io video. Ad esempio, sto ancora streamando con la RX570. Sono ormai 4 anni che è uscita. Mi sembra 4 anni, sì. se non mi sbaglio, sì. Boh, ma anche un computer portatile ci sta. Veste, ma. No, il portatile, no. <ride> Ti vanno a fuoco le mani e la tastiera. No, no, no. il, port il portatile per streamare non, Per me non è fattibile. Sì, sì, sì. sì Litigio in live eh. con la mamma Zeddy. Io. College, non, so, non so se tu lo sai. Io staremo da un portatile. Eh, lo so, lo so. Bravo, infatti, Shivak l'ha detto. Arda ha fatto il portatile, no, manco per giocare. Bravo, sei un ragazzo riuscito che sono i principi. Eh... Cioè, adesso che siamo... Cioè, adesso che siamo con un po' di confidenza in più. Ma quanti anni hai? Vabbè questa curiosità. Tanto ormai sei cliente abituale, ormai qui sei cliente abituale proprio. Se ti va di oh. dirmelo, eh. Troppi. No, sono un coglione, sono un coglione. Ok. Sono un Sorry, okay. Dobbiamo giocare a Guess Mage, dobbiamo giocare... <ride> No, vabbè, ci sa, ci sa. Vabbè, comunque, io pure io. Magari sembro un ragazzino, magari, non lo so. Però. Vabbè, no, no, grandicello, tranquillo, sai, tranquillo, non sembro un ragazzino. Vabbè, grandicello, oddio. modo di dire, comunque. I miei 22 anni me li porto bene, più o meno. Sai che io non te ne avrei mai dati 22. Quanti me ne avresti dati? Un po' di più. Nella foto in cui mi hai mandato, sì, ma ora come ora, no. Però, in quella foto, sai quante ne avevo? Quante? 17. Sembra molto più grande Ciao, ma va a culo Squalo siciliano stai zitto Ciao Sicili no. Bello mio Dove sei Bello mio Dove sei Non ti stai facendo ah, sentire ah. Non ti vedo nella mia live Non ti vedo Non vedo la presenza dello squalo siciliano Sì fantastico oh, Una partita non la trovo neanche, neanche Pagandola una partita Madonna, qui Eh, eh di calmo te. No, diciamo che cambio il computer ogni 6 7 anni e allora non ho problemi di budget. Allora, pure io cambio computer. Cioè, io ho fatto finora due computer. Il primo l'ho fatto a 16 anni e il secondo, adesso sono quasi 7 anni. Eccomi, mi secco a guardare quello scarsone. Noi qui ci secchiamo invece a guardare che cerca la partita. Ma ha giocato League of Legends, Sicily? Dammi questa curiosità, squalo siciliano. Comunque, allora, per quanto riguarda il discorso del computer, ti capisco perché pure io ho aspettato la bellezza di sette anni, io ho un computer che veramente... Allora, quando ero... quando l'avevo fatto comunque era veramente un buon computer, mi mancava la scheda video e tutto perché ho fatto step by step io, ho, comp ho comprato prima gli oggetti base, quindi processore e così via, e poi ho preso la scheda video, ho allargato un po' la memoria e così via. Se sì, ero bravo ma ormai ho perso la mano, oh guarda pure io, adesso sto riprendendo dopo un bel po' di tempo. Sto riprendendo dopo non un bel un po' di tempo. Un tagliatino come te. Sono scarizzo zio che su so Lemon sta porca. Dio con la 20 super stretch e si ovviamente. Io sto un po' mucilloso. Non è là, ma sono con Raga. Non trova una partita. Ma stiamo scherzando. Non trova una partita. Ah, si mi segue. Non lo ammazzato. Però sua co'. Ma è imbarazzante, raga. Si è bloccato il client. È imbarazzantissimo. Vieni su Valorant allora. Ma è imbarazzante a dir poco. No, Vieni fra Val voi, Valorant aspetta. Fra Valorant no, Valorant mi scocci. Ormai eh, gioco solo a Valorant. Veramente, sta giocando solamente a Valorant. Non, non fai più nulla, poi. Cioè, non mai anche più su FVM. Lo squadro siciliano? Sì, lo squadro siciliano? Oh. Sì, siciliano sto giocando solamente a su Valorant. Eh, non gioca a poco. Io non ho più il mio tappetino. Dio Cristo, mi hanno inculato il Tappetino e bastardo. Ah, sti figli di Luciano. Che razza figli. Come sei stato bannato da FVM? Perché sei stato bannato da FVM? Che combinato? Raga intanto qua sto abbiamo il client. Madonna, subito. 260 giorni di ban. Cioè, ma ti ha bannato FVM Italia o FVM proprio? Hardware, IP no, di casa e hard disk Dei cazzo di mangiatori di tappetini di mouse Allora C'è un modo per uh, Però Cosa? <ride> eh, no niente niente No no dai dai dica, dica pure C'è pure. un modo per C'è un modo per fare tutto quanto Per poter cambiare sì. Non mi ha capito Sto risolvendo eh, ecco No, che cazzo è? Uh. Cioè, io da, da, quello, da quello che mi hanno raccontato Sembra che c'è la possibilità di poter fare cose, cose del genere Cioè, di poter... Sono uh... un coglione io Poi Ma non ho lo so un problema al cervello Devo trovare i soldi per comprare GTA Ma GTA avrà, l'hanno dato gratuito no. su Epic Games L'hanno trovato Ma non è gratis, scusate Madonna L'hanno dato gratis, però. Su Epic sì, Games. l'hanno dato gratis ma poi comunque adesso lo trovi. Te lo buttano appresso a 3 euro. Tipo. Sì, non costa più un cazzo. Ma hai perso un po'. Sì, dato, io, io Infatti, ho due copie ho di GTA: quella che ho comprato sul Rocket Launcher e quella che ho avuto gratuita poi poco dopo. Solito culo. Su Epic Games, a sapere. Non, oh no. non spedio, Io soldi. quando è uscita. Era uscita gratis su Epic. Non avevo questo computer. Ancora ne avevo uno di merda. Cui malapena, oh eh? da, ad, a cui a malapena riuscivo ad giocare a Roblox. Ehm, Madonna quanto laggo. Bello No Man's Sky, bello. Civac ha detto Civac aspetta, Shivak ha detto una cosa carina ha fatto. Io vorrei comprare No Man's Sky, No Man's Sky deve, deve essere bello però calcola che ci devi stare delle ore, però se non sbaglio, perché tu tipo devi sei questo astronauta, uh ha trovato una partita. Sei questo astronauta che deve girò in giro per no, i vari pianeti. Un Scopri i pianeti, ripari, devi riparare la tua nave, scopri nuovi esseri di vita, nuovi minerali, una cosa del genere, mi sembra. Comunque, è molto carino, è molto carino. Io non ho mai avuto il coraggio di approfondire questo rapporto con Omen Sky, devo essere sincero. Non ho mai avuto il coraggio. Perché? Perché boh, perché lo vedo per un tempo. gioco che devi veramente saliardare la che ci devi stare delle ore proprio. Ah, col cazzo. Non è un gioco per me. Boh, io banno sempre Zyra, ragazzi. Questa è la mia costante. Banno sempre Zyra. Mi sta perché? troppo sui coglioni. Perché mi sta troppo sui coglioni? No. Che sia comunque sarà un operatore brutto. Brutto, brutto. No, non c'è. Io mi stavo eh, trasferendo definitivamente su Impero. Ma non so. Ma sono stato, ah, ok. Ah, quindi, comunque, lo stesso non è tornato su. Lemon. insomma, sei stato su Impero. È? Ci è sa, stato ci sa. È, stato è stato bannato da Impero. Scuola... No? no, lui è stato bannato proprio da Fevem. Teddy, insomma, proprio da Fevem. <ride> Dopo BDO penso che posso giocare a tutto, beh effettivamente sì, perché poi comunque gli MMO veramente quella devi tryhardare per essere forte e tutto, quello è vero, cioè gli MMO in generale sono quelli là più forse tryhardini perché devi stare là tutto il tempo, 27, uh, 24 su 7 devi stare, cioè Ma veramente mi ci dà... Non lo so, te, non me l'ha spiegato, non me l'ha detto, spieghi, sì, siamo curiosi, ci spieghi, ci spieghi. siamo, Spiegami, ci spieghi, ci spieghi. Spieghi. siamo interessati a questo argomento. Eulen, Aspetta, Eulen è un altro MMO eh, se non mi sbaglio No, 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 non è un gioco È quello Co per uh, è Tipo per il coso di dei, um, Degli admin Per avere il codice degli admin Ah, eh, infatti fare... lui Ah, ok, ok, ok Infatti poi ha scritto un e messaggio dalla quale io mi dissocio, in... mi dissocio Non si fa ragazzi, non si fa. fa Porco, madonna Basta di merda E cazzate varie

allora Teddy al posto il naso C'ha una trombetta Teddy Dovete eh, scusate, sapere oggi sto male scusami. Entravo su Lemon Avevo i poteri Di Ed admin eh, Oddio Che ci sta a eh, Andare su Lemon a proprio un po' i coglioni Di stare Con Mannaggia a te Mannaggia Io da qua eh, Dovrei aprire un attimo il browser Porco 2 Aspetta lo cancello Mannaggia a te Sicili Mannaggia ci sta, ci sta comunque, ho capito che stai dicendo. Ci sta comunque Andare a rompere i coglioni su Lemon con uh, Eulen. Bra bravo, sì bravo, sì Se fossi ricco lo farei anch'io che non sono ricco non ho soldi quindi. Oddio. Ma eh, raga comunque non c'ha senso fare queste cose, devo essere sincero. Poco 100, 100, devo essere sincero. Non, non, non ha boh, a me lì. Di... Sì, ci sta, Come roba ci sta. Sì ma fino a una certa raga Perché tanto vuoi comunque sostanzialmente Ti fa anche un po' la palletta ecco Ti fa anche un po' la palletta bah. Sono punti di vista dopo C'è a chi piace e a chi non piace Un po' come il cazzo oh ma porco, Ma oh ma che, quante cazzo Ho fatto il 3 kill ma come cazzo Ma fanno i a farne 3 Madonna Diciamo che è una cosa. Aspetta, adesso comunque ti faccio un attimo il servizio, Sicili. Comunque, una cosa che uh, hanno, si sono sempre vantati quando ero nello, nello staff. Beh questo non è nulla di segreto, comunque, ma anzi, lo dicono penso anche davanti a tutti. Cosa? Tranquillamente, dicono che hanno il miglior sistema di anti-cheating. Non è vero, per questo sto dicendo. Perché se veramente con quello, quello con quel, quella cosa, riesce a fare quelle cose. Allora, Alexa accendi Bernardo, grande ah. Bernardo. Io ho visto mm -hmm. un server che tipo facevi tipo, scrivevi qualsiasi roba che non potevi vedere tipo che era da Adwin, tipo, e er con Eulen tipo give qualcosa e ti mandava istantaneamente. Quindi, senza varie cose Quindi non, non mi loro non è il migliore. Anzi. Oh, poco. Non puoi accegarci a noi, zio ovvero. Allora siamo tornati su League of Legends dopo un bel po' di tempo, veramente dopo un bel po' un bel 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 po'. a qualcosa in cui abbiamo confidenze. Ovvero il support. Fermo Bannato, non appellabile per minacce addosso su un paio di mesi fa. Si spaventano che si indossavo il server. Vabbè, no, diciamo che non è un comportamento eh, corretto, eh, sì, insomma. Sì, sì, tu gli tostavi il server. <ride> sì, sì, tipo, io ti voglio sposare istantaneamente. No, ragazzi, ragazzi, no, ragazzi, ragazzi, dai, so. dai, no, dai, dai. Nel senso, ma no, non perché lo faceva, eh. Sul fatto più che a chi lo faceva mio mio fa parere, Ah. No, no, non tanto che lo faceva, che lo faceva è sbagliato, se lo, se lo, se lo, se lo, se lo se avesse fatto un altro server... Non l'avrei appoggiato, però chi lo faceva già l'appoggio di più, da non appoggiarlo si va ad appoggiare. Eh, festo, vedo accuse non vere. Anche se potevo farlo, ma non l'ho fatto. Questo si chiama essere umili. Bravo, questo si chiama essere umili. Poco Umiltà, bambino, umiltà, umiltà. Quella è la cosa più importante, sempre. Hai eh, mai provato, Albio? Albio non ho. L'ho sempre visto pubblicizzato, ma non l'ho mai provato. Sciva, Shiva, mai? No, sono un coglione. Quindi, ma avete capito? Ciao, Sicile Ciao, Sicilie. Anche ragazzi, no, no. mi sono appena no, no. alzato. Perché... Ah, mi sono fatto il liquido di 40 ml. Mamma oh, me. No. Comunque ragazzi, io non ho mai fatto niente di male, in vita mia. Non me lo meritavo il ban. Vabbè, dipende dai punti di vista, scusa. Bro, non ne ho mai usato, cioè... Non ho mai usato, cioè, li ho usati sì, ma... Cioè, li usavo su Phoenix e Death, bro. Tu dove dov dov rovini l'esperienza di gioco su Phoenix e Death, raga? No, Perché quindi. GTA è un gioco FPS, è un gioco competitivo, va dai, raga. Non facciamo ridere i polli. No, ma poco. Non lo farei qualche partita con Dead su Valorant, bro. Ma... Ma faccio Mamma mia, non mi ricordo un cacchio di come si gioca. Io di Garrio, bro. Non voglio rovinare l'esperienza di no, insomma... Ah, ok, questi erano i messaggi tuoi. Di... Mamma mia, che è ma poco. Ma, raga è mm -hmm. la verità comunque Cosa? cioè raga Coda. GTA 5 è un gioco fps secondo me vabbè sì, un... ah però allora però se vuole, fatto, se vuole il fatto se vuole il fatto che comunque in ogni caso per uno che vuole giocare in, san in santa pace senza qualcuno che imbroglia è normale cioè capi? capisci? capisci? però, come però dico. ti spiegano una cosa se tu gli l'esperienza di gioco giocando bro Ok, in un cazzo di, di tifi room Fenix. Ok, tu se tu lo usi in un server, bro, è normale che ti porta fastidio. Infatti, non l'ho mai usato sul server. Cioè, i sui server mai. Cioè, non avremmo avuto motivazione a andare sui cambi. Bro, a fargli perdere i cambio o andare sui gulsparatori e usarlo. Eh, mai, ma scusa, ma hanno fatto a scoprire lo che avevi. Okay. Non lo so capire. Me l'ha detectato poi M. Ah. Sì, ah tu okay. Il discorso. A cazzo di casa che ha scritto: Non puoi contestare ma posso rientrare posso su 5M se voglio, però mi devo ricomprare solamente GTA, mi manca, cioè ho tutto per rientrare... Oh, okay. ma sto temporeggiando proprio <ride> perché sto giocando ad altri giochi e mi sto divertendo, cioè mi interessa Interess più di no. tanto... Okay, perché mi rilasso Interess almeno, sì, cioè... sì sì sì, ma io, io per questo che ho lasciato più... cioè ho lasciato 5M in generale e non solo Lem, perché tipo... perché cioè, però stava, poco, non mandavo, stava esplodendo, cioè... Ho bisogno di qualcosa che mi vorreste la star. Raga. Cioè, anche Raga. se Valorant, c'è Allora, il Valorant ti fa sbroccare di brutto. Però, bro. Tu sbrocchi per una motivazione valida, bro, perché automaticamente cerchi di fare portarti avanti in qualcosa. Cioè, no, bro, sai, che, sai che io non posso più tu? fare le competitive. Eh? Perché? Eh, troppe volte. Ho abbandonato. Poi anche un po' di tossicità, cringe, bro. No, bro, eh. no, io, bro, sto per diventare livello handy. Che ci sto traiettando di brutto questa settimana. gioco con gente immortal. <ride> mi sto divertendo, bro. Io sto diventando un sì, 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 Sto migliorando molto velocemente, bro. Cioè, sono a livello handy, che ne potrei dimostrare. A livello 40, lo posso assicurare. Conosco le abilità, conosco gli operatori, conosco le mappe, conosco tutto. Mi sono divertito. Boh, le mi mappe più o meno anch'io. boh, dipende. Cioè, ci sono alcune mappe, lo che. Dove... No, no, ormai li conosco tutti, bro, conosco Wallbang, tutte queste cose qui, cioè... No, sono io ci sono mappe, anche che, che se faccio 10-100 volte, mi staranno sempre sul cazzo, non pago mai di giocare con le mappe. Mmm, sì, bro, ma sai con chi giochi, ti ripeto, io mi butto col Blagones tipo a fare le nottate su Valorant. Ci siamo entrambi di ragazzi, bro, ci mi sentiamo in live, bro, ci divertiamo, ci facciamo quattro risate, bro, cioè... Poi, bro, devo ricominciare a giocare con Rainbow. L'ho installato. Anche che Rainbow bello, io ce l'avevo. Non mi sono divertito, questi giochi di tutto Combative. Voglio portare di nuovo il mio, il mio giocatore, cioè il mio personaggio da giocatore, dai gaming, Bro, nel Combative di nuovo. Vorrei trasportarlo su Valorant, però. Se sinceramente, non su Rainbow, si dice qua. No, no, qualcosa di diverso, eh, cioè. Colisci che sto tragedando su League of Legends che lo sto appena guardando, Guarda il concentrato. Sì, ma, io faccio, ma io faccio totalmente schifo perché non mi ricordo più un cazzo. Calcola che Brand era il mio main. Oh bro, dimmi, dimmi: Eh l'ho letto, hai mai provato? Te l'ho detto. Io ti ho fatto di, uh, di Albion. Cioè, l'ho sempre visto pubblicizzato, ma non ci ho mai giocato su Albion. Comunque, dimmi tutto, dimmi tutto. Dimmi. Allora, il liquido fatto fa schifo. Al cazzo, ve lo giuro mio. Il liquido da fatto, o fatto? Quello là che te lo fai tu, bro, c'è ma schifo al cazzo, eh, come quella Eh, boccettina. vabbè, ma perché tu non sei un esperto, cioè, nel senso Se proprio che... un esperto lo fa di lavoro di lavoro, ovvio, quello. Su 40 ml ho messo, ho messo due boccettine da 10 più i 4 grammi di nicotina. Porca sono puttana, curioso, sento ehm. tipo No, porca oh, io, guarda, quella per quanto s'è salvata, mi sono svegliato. Dimmi tutto, Shiv, dimmi tutto, sono rimasto su, Obro. Oh bro. <ride> Sei rimasto un attimo con lì, sono rimasto. Comunque, ritornerò su 5M quando. Mi rifare una cazzo di mafia io. Fanculo. Mi ha scritto Blagone su WhatsApp. Voi fate una cazzo di mafia? giusto, mm -hmm. Ma non su Firem. Eh non no. su Lemon City, eh. scusa, Eh Non su Lemon City! No, mi dissocio, mi dissocio talmente dalla mia affermazione no, no, no. molto schietta no, no, no. e netta Non su Lemon, cari okay, yeah. Non su Lemon City Una sì, volta l'ho fatto credo, e una volta lo farò mai più, raga Anch'io credo di non tar mai più su Lemon Oppure ho tentato molto no, più No, no, bro, allora io non dico questo eh. Anzi, ripeto, io ho diventato Lemon solamente per le conoscenze e gli amici che mi sono rimasti Vabbè, sì, quello... Perché in fin dei conti, ragazzi, è un server buono, cioè, decente, piace, bello, carino. Cioè, per essere un no whitelist non è male. Vendere non puoi paragonare con un server full whitelist, ma non è male, ti ripeto come... No whitelist, bro. Cioè, anzi, uno dei migliori. Forse, secondo me, il migliore che potresti trovare in un no whitelist. Come esperienza di gioco per iniziare. Non ti dico questo. Ah beh sì, inizi... io ho iniziato da Lemon, ho fatto iniziato... un server... Ma tu con chi eri, Teddy? In cosa? Parliamo dei tempi... Quando ancora c'era Papa Francesco. Francesco? Quando c'era Francesco, bro. Che, che lavorava con gestione e Autosate. I tempi di ah. Gio di Max. Tu dov'eri? Di Dicoci di cevi parte. Cos'è niente? Sai che quando, quando lui lavorava alle Autosate, niente io. Sì, ma ricordo... No, perché io ti dico... Ho Mamma cominciato mia, con i Carusi Non so se li conoscevi, una gang no, ma... ma parliamo vecchissimi bro Dai i Carusi siamo passati così con Cicabliat eh, Siamo passati a Mafia, i Che era la sua la gang Che c'era okay, Kud, sì, allora sì, Abdul sì, sì, Poi bro siamo passati nel cartello di Sinaloa Poi ho quittato sono entrato nei Corleonesi okay. Bellissimo bro, ma guarda io ti dico, tempi eh, Carusi, Stid, Corlenesi I bei tempi di Lemon City, bro. Te lo giuro, per me erano bellissimi come tempi. Cioè, quella no, è una delle migliori. Io stata ehm. all'inizio. Ero con, con Ema. Con Ema, Lilith, Fumello, Lul. E altri che lavoravano a casa. I Byron. Ero. Abbiamo fatto. Abbiamo giocato. Che una gang. Che era. Gente che lavorava al casino. Uh -huh. casino erano tutti al casino. Eravamo tipo gli oni Sagura. Che poi dopo, ovviamente, abbiamo dovuto abbandonare perché tipo, avevano tutti orari diversi. Quindi non si riusciva ad andare ai campi e fare quasi niente. Uh -huh. Poi dopo, quello ho avuto un lunghissimo periodo non ho fatto letteralmente un, cazzo, letteralmente un cazzo. E dopo, 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 dopo ero entrato nei families. C'era era tanta roba uh -huh, Poi ma ricordo la... che ti davo sempre il cazzo Sì, quando ti vedevo a capandare e ti schedavo eh, al sì, 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 sì. Certamente, come no Sì, 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 comunque Sì, sì, Mai ho perso una lezione contro i Favili sì sì sì, 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 sì Credici Vabbè, ah, di te sei sempre rimasto scarso no? C'è poco da Ma, ragazzi, veramente... oh, Fin quando venivate al ghetto Proprio Che eravamo in quattro E voi nel doppio Beh, si eh, 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 Coalisce eh, Tu lo conosci eh, vincere Katanga vincere. Così qui, no? si uh, sì, si, sì, sì, sì. bro, eh, gang con tutti loro. Katanga, Twist, eh, Ok, bro. full gang, full tryhard. I Black Dog, non so se vi ricordate, Black Dog. Sì, che eravamo i, i viola e sfigati di merda che ci hanno wipeato Ci hanno forzato eh, il wipe. Hanno e hanno fatto venire per scappare, ma no, bro, ma non è stato per essere P. Poi ci è stato spiegato ragazzi siete P nel server troppo forti a Va bene, fanculo. Ma raga comunque era il mio periodo che mi ero rotto il cazzo a fare le piche che ero... Ave... Avevo fondato Goscaretto e la fratellanci. che mi ha andato a comprare i coglioni, sì. Ti vanta, ti vanta ancora di darci Il cazzo. In 8 contro 4. Sì, sì, no, no, bro. Facevamo. Vedi che eravate in 12 una volta, bro. Eravate tutti quanti piazzati sui tetti. Tutte queste cose qui. L'avete mm -hmm. preso cazzo di brutto, pure lì. E noi. No, dei nostri no, era abbiamo, morto solamente due persone. No. Contro 6. No. Eravamo. Dubito, dubito, fortemente. però vabbè. Poi dopo, mm. dopo sta roba. Ma perché non la la ragazza? Ragazzi, non è ricca? ricca. No, la ragazza al momento è a scuola. È a scuola in questo momento. Non sto scherzando, è a scuola veramente. Dopo Elle non c'è, ma è sì, entrato con la Barrat russa di Kolich, eravamo io Kolich e poi poco due moltissimi. È ritornata A la Bratva, raga, ora c'è la Tigre. Perché è ha beccato. Madonna dei sfegati di merda. Sì, ma ragazzi, ragazzi, ragazzi. Ne peccati vera. Ma a parte copiata, ma non sento uno che c'ha un accento russo. Non c'è interpretazione, non c'è nulla, è solo mercato, il nome. Sì, bro, nel mercato, sì bro. Nel mercato, sì. Sì, due, due su quanti? No, no, allora ti dico la maggior parte anch'io lo facevo l'accento russo per parlare russo. Che, ci, che mi cercavo le frasi tutto, bro. Cioè, mi veniva bene. Te lo assicuro, però non, non si è bravi. Però ti dico la fullata da russi del 70% del mercato c'è. Vabbè, no. ma a me, a me mi faceva ridere, mi faceva ridere Teddy, mi faceva ridere Teddy, Teddy quando parlava russo era il top No, porchi non lo so immaginare, troi. non lo so immaginare Poi è bello che io sapevo che tipo, lui mi aveva detto Assolutamente niente fa Non devi mai dire porchi troi che mi incazzo Io continuamente... Por ho... Porchi oh, troi, porchi troi! Porchi troi! No! Vabbè raga. Era, era qualcosa di imbarazzante, ragazzi. Raga, ci sta l'esperienza. Guarda, raga. Vi dico io tipo, ormai nel, su, su 5M, ragà, ho fatto di tutto rollato. Cioè, da cartella al mercato da mafia, boss mafioso, boss fratellanza, boss di tutto, polizia. Ho mai fatto di tutto, raga. Quindi l'esperienza di gioco ci sta. Ma dopo che ti fai tutta questa esperienza, raga, tu quando qualunque server entri, anche il migliore al mondo, ragà. Non ti viene più la voglia di ritrovare e dire. Voglio diventare questo. Cioè, ragazzi, come tipo completare 8 volte GTA 5? Cioè non ha senso più, raga. Secondo me, secondo me, io la penso così. Dopo che, fai che hai fatto tutto come esperienza di gioco, cioè per me è inutile ritornare su FM, riprovare a fare il boss mafioso, riprovare a fare il boss qua di là. Ritrovare il senso di, di rientrare nel cartello. Cioè, ci sono stato fino ultimo me l'ho quittato e il cartello. Mi sono fatto fermare io. Ma raga, farvi capire, dimmi spondere volentà. Ma non ha più senso ormai per me giocare a 5M. Cioè, per me, eh, personalmente. Poi dopo la patra ero entrato nei Vagos. Ma ci sono per pochissimo. No, Vagos. No, ma dopo, dopo il wipe, dopo il wipe con quelli nuovi. Però. Video mi ma, ma se non mi sbaglio, c'è stato che gestiva tutto. A me video mi sembrava un sì, ragazzo sì. promettente. No, no, ma lui, lui era lui chiaramente. Lui a fare P. Cristo, Dio è il top. Cioè. Mm. E una volta nei Family eravamo in chiamata, lui aveva la webcam attiva, tipo la attiva, proprio lui anche in realtà si stava incazzando le foto. Si muoveva, cioè, proprio lui è topa. Io sì, vabbè, raga, ma è normale. Se c'è full RP da parte di tutti, io mi stavo divertendo ultimamente, vi posso assicurare che ultimamente mi stavo divertendo perché me la fullavo con blacone Ragazzi, ci buttavamo due ore per ruolare quando io l'ho reclutato tutti i C, raga. Io ho gente che ho fatto mecca tutti i C. Vengonoci Raga, quando me la fullavo con blagone mi stavo facendo sull'ultimo periodo che rendavamo tipo live, ultime se ultima tipo a finivamo col mercato, bro. Ce la fullavamo nei locali, qua raga mi stavo divertendo, mai ho trovato una persona che se la fullava con me così, no? Sì raga, mi divertivo e poi sono stato bannato. Rip. Rip. Ma bannato per che cosa poi? Cosa hai combinato? Sì, ciao sì, stessi, sì, ciao no. bello. Perci ah hanno beccato però no, io non ho mai ti dico la vita: non ho mai abusato su sta cosa capito vabbè non però l'ho eh, usato tre volte e quattro volte non ti sto scherzando tre volte quattro volte l'ho attivato e l'ho usato i tre minuti perché mi cagava il cazzo tutto bene tutto bene Sesti, a te caro mio come va come va Signalassi no contattami con Se testa di fare la whitelist su Imber dicendo che ero uno staffer volevo fargli Vedete la WL. Cringe. Dove sto a guardare eh. i gameplay Di vero. Ho rotto il cazzo su Lemon. Ero andato per pochissimo tempo su Vanquest Neanche una settimana mi sono rotto il cazzo di Vanquist. Ma bro, ma è normale. Cioè, non è che cambia. Guarda, ti dico. Io sì, su Vanquist. Di... Io, io, io lo sto aspettando. Non lo senti tu più, Teddy? Ho impressione mia ma Teddy è scoppiato, mi sa? Su, sì, sì. Io ne ho dato il cazzo è? su Valorant. Ma rovai. Sì, sì sentiamo, bro. Ah. Fabio, quando vuoi, facciamo un 1-1, figlio mio. Tu sei il mio. Sei il mio alunno, quindi non ti preoccupare. E senza contro dico. il maestro. Quando vuoi, ti, culo, ti dico, ti dico, bro. Io su Impero ero con Jas. baffo. Che lo conoscete? Sì, Quello che dico, porta i corleone. E ok, sì, Tor Leone su impero. Io, io ero con lui. Proprio con lui in fazione. Che mi ha dato sono da solo stessi stessi classificate. Con... Sto da solo a fare classificate. Mi ha detto: ti do la possibilità di andare con me. Se non avevo pure le conoscenze. Ha detto qua puliamo. Però bro, mi annoiavo. Cioè, era bellissimo sì, il dopo, dopo un po' ti rompi il cazzo. Cioè. Avevamo la gestione. Ma perché normale, bro? Non conosci nessuno. Loro staccavano presto. Raga. Che cazzo, devo andare a conoscere, raga? Se cioè, ho conosciuto i Femi. Se ho conosciuto questi. Sì, ma che cazzo devi fare, ragazzi? Se non ci fai amicizia, fai gli incontri e basta, non ha senso. Mi Quanto sei così. classificato? Bronzo 3, fra. Non sto giocando proprio, bronzo 3, quindi. sì. Ma raga, io faccio così: sì, faccio sì, que que quatt quelle, quelle quattro settimane di tryharding pieno per uscire dal bronzo. Tranquillo proprio. E poi basta. Dopo smetti di locale, c'hai il tuo hogo. Lo farei anch'io su Valorant, se potessi. un attimo, raga. Vabbè, raga, questa è la, prima, è la prima partita dopo, mi sembra 4 mesi. Sì, l'ultima scalata l'ho fatta, 4 mesi fa l'ultima scalata. Io te l'ho detto, Gori, cioè, se vuoi venire su Valorant la notte ci mettiamo io, tu, Blago, Teddy, eh però ci divertiamo. No, dai, no, guarda, là, Giusto giusto con la doppia ehi, boom. Ehi, ehi. Mamma mia, sto giocando di merda. Io sono una pippa assurda. Ma quando mai? Io mi ricordo, che tu sei un Triardone, giochi mid sei un Triardone pesante su League of Legends, se non sbaglio. Che stai di testi? Io me lo ricordo, io mi ricordo, vedi, tu sei un perché Triardone. vado a sciacquarmi la faccia perché mi sono appena alzato, che era in after oggi. Vai, vai, non vai non ti, capi, ti capisco, non... ti capisco, vai, vai, aspettiamo, ti aspettiamo. Eh, ti aspettiamo. C'è una pippa fida, sono una pippa fida. Va bene, mi fido, mi fido della tua opinione. Poi andiamo a vedere la prima partita magari che si farà, poi saranno 17-0. Come sta andando la partita, Collis? <coughs> la merda. Fantastico, Mi sono distratto per l'ennesima volta, non ho seguito il movimento della squadra e così. Dopo eh no, è guarda stesti 01 su YouTube, su YouTube devo andare. Dopo a cena me lo guardo sicuro, se è su YouTube. Non me lo metto sulla televisione. Cioè tu mentre sei a cena guardi... Sì, io, allo allora in genere no, in genere guardo con i miei, guardo Raiun cose così, guardo tipo Dico, i soliti io ignoti. Di solito, io di solito con i miei quando sono a mi guardo proprio. Eh, ma Fra ma tu cini alle 7 di. cioè, tu, tu cini quando c'erano le galline. Boh, ma non hai capito che hai detto che guardo Pornhub con i miei? Cioè, tu hai capito che tanto l'orario un po' pieno? Ah, no, sullo. Ah, ok, ok, sullo... ok. Allora, questa è la trombetta di Teddy. Per chi se lo sta domandando in chat, questa è la trombetta di Teddy. C'è una trombetta che fa paura. No, no, porco di tutto, pieno le di... leggende narrano che Teddy discenga, discende dalla famiglia di, di Carlo Magno, e si diceva mm. che si usava questo naso di famiglia per suonare la tromba per la carica. Cosa Con... distribuite? È vero, è vero, è vero, è assolutamente, Madonna. Porco. mi ho fatto due assist, mi seguo ma no, è tutto andato come i parodi di omoro. Faccio schifo. Faccio schifo. Faccio schifo. No, seri, seri, almeno quest'ultimo, quest'ultimo frammento di partita non lo devo giocare bene, dovrai guardare come la merda. Mamma. mia. no, oh, io dopo un po' di fresco, ho fatto un gioco di aria fresca. Vera. No, adesso mi stavo fatto. Ah, vado. Guarda il rank. Dopo, dopo, dopo lo andiamo a vedere se sì, su l'euro andiamo a vedere tranquillo allora. mi piace tutta la testa anche io. Occhio 2. Bro. No, no, ho buttato, non era un bro. Era un bel. Ti volevo salvare la faccia però vabbè, okay. Era un rutto, signor. Questo rutto invece viene dal fatto che um, Nel film, se l'avete mai visto Quel famoso film di uh, Quella degli anelli, degli anelli Signore degli anelli sì In quel film là Teddy oh, no. fa, fa il verso dei troll sarà, sarà, Era un segreto Non lo sapeva nessuno, cazzo No, mi fa... no allora fammi la pasta Scaldami la pasta C'è la mm, sì. mamma c'è, sono la a il sì. digiuno stamattina. Sì. <coughs> Hai fatto di digiuno stamattina? Stamattina non è che ho fatto di digiuno, è che stamattina sono a dormire, diversi. diverso. Cioè, tu sei andata a dormire stamattina? Mm -hmm. Ok. Ok. So, che è che sei andata a dormire? L'ora che... oh, eh. Ok, ci sono fatti dei gold. Se voi ci facciamo un paio di partite dopo, dopo non lo so perché dopo dovrei andare col Glory Team su Fortnite, perché dopo rientriamo un po' tutti, oppure se no ci dobbiamo vedere un film. O do oh, se dopo ti vuoi vedere un film con noi va bene, dici eh. dobbiamo guardare i Pirati dei Caraibi, il Forzile Fantasma, tipo, se vuoi venire ci raggiunge. Sperando che Teddy magari riesca a rimanere sveglio. Ma dai Sbagliato mm. sto, sto giocando di merda Ebbè, Sto giocando letteralmente di merda Sto giocando senza concentrarmi Senza fare un cazzo Ah ma è tutto questo Teddy mi ero, mi ero mutato Senza Mi ero mutato Senza neanche volerlo Non ti preoccupare la bottiglia mia. No allora, Vaffanculo no. Affanculo Porcone Difficile Hmm. <sighs> I'm a pretty girl in a pretty world where the brass is not happening me. Dai. Sempre da solo, sempre da solo. Vaffanculo. Ah, <ride> Benissimo. Sai che appena un attimo. Oddio, Madonna, mi fa malissimo la testa. Triste. Che storie è a me chi Madonna. No, io non dico che sono forte, però porco due. Cioè. Anche perché sto rimandando un bel po'. mi vado appena uscito. Cioè, mi devo tancare i minion. Porco due. Bravo, vai golish. E mi devo tancare i, i minion. Eh, che devo fare? Comunque, si sì, è sì, per, per, per ma bloccato, si, sì. cioè per stunnato tutto il tempo. Cioè, non si può, non si può. E come si fa? Come si fa? Sono quel tanga dello strappello. No, che nervosi i team che si muovono in branco, porco due. Perché in bronzo serve un sacco muoversi in gruppo. Perché non non, non sai, le macro. Sì. Ma allora ah, no, no, non sei nei macro, non sei nulla, è normale, se muovi in gruppo becchi sempre quello che sta da solo, GGP te fai un sacco di kill. Eh, no, non è, no non, è, non è che mi annoia Valo. Eh. Sono una merda quindi mi annoia. Eh vabbè, e questo è questo il problema. Cazzo è sta Spike! Ecco che questo, no, no, è questo, non è Vabbè, ti hanno dato il cazzo anche in questo. Leona is a fucking problem, Leona. Troppo tank. Oh. Cioè, guarda, guarda, a quella, quella non gli ho fatto nulla, madonna santa. Vabbè, anche tre livelli sopra di me. Eh, forse è per questo che non gli ho fatto nulla. Forse comunque... Buonasera, signora... Buonasera loro, allora, buonasera. No, guarda quella con quanto si è salvata! Ok. Abbiamo anche una FK, ma spera. Da vediamo poi se ne va uno anche FK. Ma porco, giuda. Mm. Non so cosa so. You are really. A of bait. Ah, ok. Sta so a parlare forse con Trindamer. No, forse. No, no, fai bait. Fai bait, signor Trindamer. Fai bait. Fai bait per team e Timo ci casca. Forse. Non lo capita questa, invece. No, invece no, tutti il contrario. A quanto pare forse il team ha fatto trindamer? Mm. La partita è persa in draft, non avete un pronto? Eh, lo so. Allora, in teoria dovrebbe essere che allora, io, essendo brand, dovrei giocare dietro. E... Cassare le spelle a Google. Proprio Cassare le spelle a Google. No, il problema è che non c'ho Il problema è che non c'ho Il team che si muove Ognuno va per cazzi suoi E onestamente lo sto facendo pure io Perché sta partita la voglio far finire Non si può fare nulla <coughs> Sono 1-11-5 Non si può fare nulla 41-24 Sta partita l'ho persa io forse anche in lane o Comunque l'ho persa anche in lane Perché ho dato 3-1 anche se ho fatto fare al mio digger mi sembra in early ho fatto fare. No, ho fatto solo una kill apposta. Quindi, ho fatto letteralmente cagare. Questa partita è anche colpa mia. C'è da dire, è anche colpa mia. Perché non ho giocato concentrato, non ho giocato nulla. Cioè, ho giocato veramente così a chiacchierando. Prima che loro hanno due front che sono fortissimi Amumu e cosa che sono veramente OP. Poi hanno il midge di... di Nico che è buono, boh, lo so, è qualcosa di osceno proprio. Vado a pushare a sto punto allora, Questa è una di quelle tipiche partite Che magari si può vincere solamente in un modo Cioè totalmente a culo con True, Tu 5 stack Dark Harvest e lo spike Ma lo so il problema è che è uno solo E lascia mi sa animale Da no, guarda Non so, Lo so che però Stavo dicendo comunque Stavo dicendo il fatto che uh, La vedo un po' difficile Tutto quanto Cioè nel senso che uh, Io ho giocato di merda Quindi di conseguenza più, di, più tempo giochi di merda Più tempo ci vuole per recuperare la partita Poi C'è un team che non ti dà una mano Come si vince dalle statistiche Tranne Akali e Diana ah, Dovrei, vabbè, vabbè, dovrei vabbè. stare attaccato al loro culo E ciucciargli quante più uh, assist e kill possibili Allora. Forse solo così. Il Problema è che eh, facciamo un cazzo. Non, famo, non possiamo fare nulla perché hanno due front che sono troppo forti. Poi c'hanno un trindamer che invece è, buh, è un bastardo. i l'avete visto tutto? Sì, eh. non l'ha mai visto, cosa? Pippo l'aveva già visto oppure no? No Pippo no da quello che ho capito no Infatti Elle stava a spoilerare l'impossibile sì, Elle ha spolerato tutto ragazzi, pochi, ci in siamo... pochi minuti che ho sentito Tutte cose che non bisogna dire lei Le aveva dette quindi... no, no ma la cosa bella è stata, è stata Elle Perché noi stavamo là tutti Allora ragazzi stiamo guardando questo film Con la comitiva della, del Glory Team Ci stiamo guardando questo film tutti quanti insieme e all'improvviso comunque se ne esce Ele, guardiamoci questo film, guardiamolo, guardiamolo, io ce l'avevo visto pure, Ele pure l'aveva visto, tranne un paio di componenti non l'avevano visto, se non mi sbaglio pure Teddy, no Teddy tu l'hai visto? No, allora solamente Pippo, solamente Pippo del Glory Team non aveva visto questo film, ci mettiamolo a guardarlo, ah ma questa è la scena dove, ah ma allora quindi qua, allora qua si fa così, allora qua si fa così, e quindi poi di conseguenza un po'... Diciamo dato un po' fastidio Perché poi Cazzarola Ci stava Pippo che giusto non l'aveva ancora visto eh, E lei spolerava il mondo Qualsiasi cosa c'era da spoilerare L'aveva detto Tutto quello che non doveva dire l'ha detto Tutto quello che non doveva dire l'ha detto capire... Che film? Uh, Pirati dei Caraibi La maledizione del primo... Della prima luna Il primo film Della prima luna Della luna Una cosa del genere sì, della, della prima luna Della, della prima luna che comunque Devo essere sincero, l'interpretazione... Allora, se quel fatto non è un film da... ovviamente da Oscar, cioè, assolutamente no. no Però no, l'interpretazione no. di, di Johnny Depp con, uh, su Jack Sparrow, cioè secondo me è proprio azzeccato lui, cioè raga... No, so. Cioè è troppo azzeccato, troppo azzeccato. Sì, per me uno, almeno uno dei, dei Pirati più capi devi prendere... Eh sì, il Nobel, buonanotte. Bella cosa, come si chiama? Uh... Come si chiama i premi dei, dei film? Come? Come si chiamano i premi dei film? I, I Nobel? Ah, i premi? Gli Oscar? Gli Oscar, almeno un Oscar. Uno dei film dei Pirati Crabbi doveva prendersi, no? Frano, assolutamente. Perché, fra... no, ti... allora il primo, allora il primo che dovrebbe essere: Allora, il primo, come sempre, è sempre il film più bello, secondo me a parer mio. Non so pure in chat se siete d'accordo o meno, ma il primo è sempre quello più bello. E punto secondo. E, uh, il primo presenta parecchi errori proprio storici ovviamente del tipo, del tipo si vede il ragazzino di colore che all'epoca si sapeva che le persone di colore erano schiavizzate erano, era il periodo del boom de, della gente che veniva come dire emi, veniva fatta emigrare dal, dall'Africa alle Americhe e così via venivano smistati e ah eh, allora, invece nel era film, uno nel uno film, uno. film era, era, era un bambino spensierato libero e contento no quello è quello al porto dici? mh mm -hmm. quello che Jack cosa? il bambino che si vede quando Jack arriva al porto eh esatto e lui sta lì che è contento spensierato no non è così, eh. guarda che quel bambino stava seguendo quello che Allora, no, Fabio, allora, Fablen. Allora, questi sono dati storici: è diverso il concetto. Sono dati storici. Qua non si sta facendo discriminazione, assolutamente. Qua si sta facendo una cosa su un film, una critica su un film. E sto dicendo del perché non, non merita l'Oscar nulla di più, che non rappresenta il periodo dell'epoca. In realtà, cioè, sì, non sì, è. Il bambino, in realtà, nulla è di è bannabile, qua è. si sta spiegando, sta, 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 si sta sul fattuale, insomma. Non è una discriminazione, non è una direzione... Assolutamente, anzi. Vivi e lascia vivere, questo è il mio motto. In Quindi. realtà non, la, non ti appoggio questa affermazione. Perché in realtà il bambino nei film non è che fa quel cazzo... Fra, dopo lo vedi nella scena successiva che sta pescando per fatti suoi... Vabbè, ma a parte comunque lui e le donne che comunque prendono una decisione, ad esempio, pure su, su, su chi sposarsi, ad esempio. Beh, lei era una figlia di un... Cazzo, chiami. Sì, ma, non, distante, ma non era ma non era estremamente cioè, non era un periodo femminista anzi assolutamente prima era donna zitta e muta oppure sembra sempre una donna che dà uno schiaffo a un uomo ma lei, lei lo può fare perché sinceramente ha, è di una famiglia nobile di un rango molto nobile Padre ha tipo. Che Ma no, io ti sto dicendo delle, una... delle signorine e delle signorine di strada che fanno il mestiere più antico del mondo. Ah, che, che a prendono a schiaffi Jack. E... Esatto. Beh, là stai parlando, due, due classi: molto basse. Un pirata e una puttana. Quindi, non è che... vabbè, diciamo che là forse, ecco, forse quel contesto là effettivamente ci potrebbe pure stare perché non era tanto uh, cordiale, però. Penso che comunque sempre all'epoca, penso che per una donna, donna dell'epoca era immaginabile comunque colpire beh, un uomo. Sì. Indifferentemente forse dal contesto, non lo so perché non beh, ci ho vissuto nel 1800, quindi non mi so... Dire. Beh neanche io sinceramente. E non ho neanche più tanto approfondito neanche a scuola, devo essere sincero. Questa è l'educazione italiana. Io, allora, io mi ricordo che tutte le volte quando incominciavo il nuovo percorso scolastico, quindi passaggio medie oppure allora alle medie si arrivava pure alla Seconda Guerra Mondiale, ma pure alle superiori si è arrivato alla Seconda Guerra Mondiale, non sono andato neanche oltre. Cioè io quel resto che so lo so sì, perché sì, 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 me lo sono visto io. Alla seconda guerra. Lei poteva, poteva farlo è perché è figa, figa, esatto. Allora, allora io allora <ride> la, figlia, la figlia quella del come dire, no, quella che diciamo si deve sposare il commodoro Dio, certo. mamma mia Dio. mamma mia che, che, che ragazza veramente una bella ragazza complimenti, complimenti alla mamma e al papà che l'hanno fatta Complimenti ovviamente. un'attrice al bacio come veramente Eh, sì. non la sapevo questa cosa mi dispiace condoglianza no condoglianza. No, no no le sei sono il film la madre è morta ah vabbè me coglioni io sto a parlare proprio della persona proprio sto a parlare raga ma la stiamo vincendo la stiamo vincendo è finita che la stiamo vincendo l'hai recuperata cioè, l'abbiamo l'hanno recuperata vabbè però pure io vabbè sì, sì bravo bravo si Lei si farlo perché figa. ripeto sì assolutamente 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 comunque si devo andare a mangiare mi dispiace mi dispiace devo andare a mangiare e quindi stacco la live al massimo ci si becca dopo dopo il filmetto ci si becca un diverso mezzanotte. se tutto va bene è la trombetta sì, dei Teddy ho detto, che, ho che ci saluta